Ciao, ciao a tutti. Innanzitutto la cosa più bella è vedere tutta la gente qui, perché comunque, cioè, già di mattina presto, vedere tutte queste persone. Grazie che siete venuti prima di tutto, grazie, mi fa molto piacere vedervi. È bello perché io era da prima del Covid che non venivo, e comunque vedere tutte queste moto, vedere tutte, soprattutto, ecco, diciamo che il mondo un po' è anche cambiato, quindi sono sempre più moto elettriche e è sempre più un mondo che sta prendendo, diciamo, carisma e personalità, ecco. Alle mie spalle c'è la vera novità di mio, alle mie spalle. Okay. Tu l'hai provata, cosa ne pensi? È una bella moto, solitamente io ero, diciamo, fino a un paio d'anni fa ero abbastanza scettico su questo tipo di moto, perché comunque quando penso la prima volta che tu ti ricordi una moto, ti ricordi del rumore che passa una moto, cioè comunque è una cosa quasi, poi vabbè, fanno un rumore e ti battono dentro, però obiettivamente sì, quelle cose fa battere il cuore, però ti fa battere il cuore anche un mezzo che ti permette di fare tante belle cose, e con questa moto qui puoi fare tante cose belline, nel senso che a me piace molto andare in montagna, e con la moto d'enduro è un problema per l'inquinamento, per il rumore, perché dai fastidio, e con questa moto qua invece puoi andare, ti diverti, sono facili, sono leggere. Sì, certo, non hanno il plus del motore, però per stare in mezzo alla natura è meglio che non facciano rumore. Quindi questa qua poi ha qualcosa in più, perché secondo me a livello proprio di telaio, di forcelle, funziona un po' meglio delle altre concorrenti, ecco. Hai già anticipato che diversi motociclisti sono ancora un po' scettici sull'elettrico. Diciamo che vengono viste un po' come moto un po' sfigate ancora, no? Però chi le prova sa che sono in realtà una genialata. Cosa manca ancora per avere appeal alle moto elettriche? Ma per avere appeal, cioè, basta provarle. Perché comunque, detto, io non mi vergogno a dirlo che ero molto scettico a provare le moto elettriche, perché mi piace il rumore, mi piace questo, però dopo quando le provi dici effettivamente hanno qualcosa di più del motore termico, anche proprio come guida, le inerzie, quando freni, quando acceleri, cioè le moto elettriche hanno l'idea di un'agilità incredibile, perché comunque non avendo il motore che gira, la guida è meglio e quindi riesce ad andare più forte, e quello sì, diciamo che ti dà quel gusto che magari il sound non ti dà, però secondo me per farsi piacere al moto elettrico basta provarle, e dopo se sei una persona intelligente che gli piace guidare le cose, te ne innamori. Andiamo un po' verso le competizioni. Tu hai corso anche negli Stati Uniti, lì le moto elettriche già competono negli stessi campionati delle moto termiche e con risultati buonissimi dal debutto. Pensi che possa essere una strada anche per lo superbike in futuro? Sì. Secondo me è una, comunque soprattutto per le gare, per gli appassionati, vedere i prodotti con cui le persone usano normalmente, è secondo me una strada che dovremmo seguire. Come detto te, in America già ci sono le gare con le Harley Davidson, con le moto con le borse, con le naked, perché loro utilizzano quelle moto. E in quelle categorie lì sono uscite tante moto elettriche che vanno molto forte da subito, perché probabilmente hanno bisogno di farsi conoscere, nel senso il campionato americano, e quindi già sono state diciamo avallate per correre. Io non ho mai provato una moto elettrica in pista, le ho provate sempre nel fuoristrada, moto da cross, questa qua e altri tipi di moto, e devo dire che per quanto mi riguarda, per il fuoristrada secondo me è il futuro, perché comunque c'è un discorso di inquinamento acustico e ambientale che nella natura, insomma, può aiutare. Allora,
ritorniamo alla It's We 3, la tagline è Explore Your Wild Side. Qual è stata la cosa più pazza che tu hai mai fatto? Quando sono andato a correre la Dakar, comunque non avevo mai fatto un rally. Cioè non sapevo, forse è stata quella la fortuna, che non sapevo proprio minimamente che cosa fare, che dovevo fare. E quindi, però è stata un'esperienza da pazzi, perché è una gara da pazzi. Racconta, cioè tu hai vinto una tappa al debutto alla Dakar, passando dalla pista al freestyle. Come ho fatto a vincere? Non si risente. Come ho fatto a vincere quella tappa? Sinceramente non lo so, perché sono stato bravo, sono stato fortunato, ci ho avuto culo, ho investito un cammello, dopo tipo 30-40 km dietro una duna, un cammello mi ha attraversato la strada, cioè la strada, non era una strada. L'ha attraversata, solo che il momento che io passavo, che mi spostavo, e lui ha preso e ha cambiato direzione, e quindi io per evitarlo sono andato fuori, sono andato giù in un greppo, mi sono cappottato e ho detto mi sa che oggi è un gran giorno di merda, e mi sono ritirato su, considera, avevo rotto anche i pantaloni, mi si era rotta l'apertura dei pantaloni, quindi mi sono ritirato su in mezzo alla sabbia e avevo i pantaloni aperti. Quindi sono ripartito in moto e fino a che non sono arrivato al rifornimento che mi tenevo sui pantaloni. Così, però ero seduto, erano comunque stretti, quindi quando ero seduto me li ritiravo su, quando ero in piedi andavano un po' giù, però. E sono arrivato al refueling, poi da lì in poi, dopo il refueling che era il rifornimento a metà della tappa, da lì in poi è cominciato invece tutto dei plateau, cioè che sarebbero dei laghi salati, e una tempesta di sabbia fortissima, e io ho incontrato un altro ragazzo che fortunatamente lui mi ha navigato, perché praticamente nella tempesta io vedevo solo il suo faro davanti e non sapevamo minimamente dove stava, cioè lui lo sapeva, io lo seguivo, ma stava mandando tipo 150-160 come nella nebbia, e io ho detto cioè gli vado dietro, se ci va lui ci posso andare pure io, e siamo arrivati verso la fine così. Dopo io sono stato bravo a navigare fino alla fine, ho vinto la tappa, comunque 4 ore di tappa per 2 secondi, cioè dopo aver fatto 330 km di deserto siamo arrivati io primo e il secondo a 2 secondi, e se penso che se la rifaccio 100 volte non la rivinco nemmeno una quella tappa, però si vede che quel giorno lì era partito tutto male, però è andato alla fine, è andato tutto bene, mi sono messo tutte dritte e si vede che era il mio giorno quello. Torniamo in pista con un'altra vittoria, quella al Mugello, anche lì ultimi giri spettacolari. Sì, è stato bello, perché comunque quando ti giochi le gare in MotoGP da sempre una bella soddisfazione vincere la prima gara in Italia al Mugello con la moto italiana il giorno della festa della Repubblica, battere Marquez, Dovizioso all'ultimo giro, comunque due i piloti che saranno giocati in mondiale fino a quegli anni lì, non gioca più un cazzo, cioè nel senso io del podio non mi ricordo niente, perché quando vedi che ti dicono che passa la tua vita davanti, e ti passa veramente la tua vita davanti, però del podio non ricordo niente, mi sono goduto più quando ho rivinto a Le Mans in Francia, che comunque c'era il Covid, quindi non c'erano spettatori, c'era solo la mia squadra, e io ho apprezzato molto invece il raggiungimento del risultato sportivo, però penso che la mia più grossa, diciamo, la cosa più brutta che ho fatto nella vita, la cosa di cui diciamo rimpiango è che del podio, del Mugello, dopo non mi ricordo praticamente niente, mi ricordo esattamente fino a quando ho tagliato il traguardo, da lì in poi è come esplosa una bomba, perché comunque già quando vince il Mugello è un casino, più erano 3 anni che Duda Ducati vinceva, volevamo vincere a tutti i costi, aveva vinto prima Dovizioso, poi Lorenzo, poi ho vinto io,
c'era tantissima pressione e è stato, cioè, non ho ben capito, non ho ben realizzato che avevo vinto quel giorno, perché succede tutto così in fretta, sì, è stato troppo, avrei preferito vincere prima da un'altra parte. Ma puoi farci un paragone proprio di emozioni? Come sono i due mondi, MotoGP e Dakar? Differenze, pregi e difetti? Differenze con... con la MotoGP il team spesso ti paga l'aereo privato per andare alle gare, alla Dakar dormi in tenda lì per terra, cioè, diciamo, e dopo tutto il mondo che c'è in mezzo, nel senso che in MotoGP hai una squadra, spesso hai una casa dietro, però in pista con te ci sono almeno 20-30 persone che lavorano sulla tua moto. Alla Dakar ti si ferma la moto in mezzo alla sabbia, devi essere te che ti metti lì e ti devi conoscere la moto, sapere quello che fare il meccanico e niente, arrivi la sera e mangi qualcosa, e poi alle 7:30 di sera, 8 di sera ti metti a dormire nella tenda, perché comunque alle 3 ti svegli, fai colazione, alle 4 i primi delle moto partono e vai alla partenza della tappa, che solitamente è sempre 2 o 3 ore d'autostrada da dove è il bivacco, cioè come se il bivacco, cioè il paddock fosse qua, però la gara partirebbe a Torino, quindi tutte le mattine, tutti i mezzi, parte il primo delle moto a seguire tutti gli altri, poi le macchine e poi i camion partono ogni minuto e vanno per l'autostrada alla partenza della tappa, che dopo lì invece entri nel deserto e da lì dopo comincia la vera tappa. Però la tua moto è la tua compagna di viaggio, mentre in MotoGP la tua moto, oltre che ne hai due, però cioè, a chilometraggio la moto cambia, perché tipo la catena ogni 300 km la cambiano, il motore ogni tot, il telaio ogni tot, quindi è la tua moto, ma son pezzi della tua moto, quindi non è che ti affezioni così tanto, perché comunque ecco, magari nell'arco del weekend hai cambiato anche il telaio della moto. E invece la moto con cui ci ho fatto una Dakar l'ho comprata e ce l'ho a casa, perché proprio con lei devi farci tutto, cioè stai tutto il giorno sopra di lei. Guarda, rimango in tema moto, tecnologie e quant'altro, perché comunque noi stiamo andando verso un'umanizzazione delle moto, dall'altra parte con intelligenza artificiale, guida autonoma, autobilanciamento eccetera, cosa ne pensi? Ma penso che i mezzi a 2-4 ruote è meglio guidarli, non so, è bene, cioè nel senso, come dicevo prima, a me piace molto guidare le cose, che siano le biciclette, le moto, le macchine, mi piace guidare, mi piacciono le ruote, quindi diciamo, poi se ti devi spostare da un punto a un altro, però l'emozione della moto, ma anche dell'auto spesso è proprio, è come suonare uno strumento, io lo dico sempre, guidare una cosa ognuno lo fa come vuole, ma anche la macchina in città, ognuno guida diversamente, è come se il pianoforte io lo suono in una maniera, tu lo suoni in un'altra, che è giusta per tutti e due, è quello che dà la personalità. Poi certo, se ti devi spostare per andare un'altra parte, non è che, cioè, il treno non lo guiderei, per esempio, non lo so, però mio devi guidare il treno, dice, il mio sogno è guidare un treno, cioè, mi piacerebbe, il mio sogno era guidare una moto, e quindi guidare le moto. La tecnologia però in pista ha aiutato parecchio, cioè gli iSight si vedevano una decina di anni fa, questo ha dato o ha tolto gusto alla vita? No, io non sono, per quelli che dicono no, le elettroniche, i controlli no, tolgono la guida, perché a me comunque piace andare sempre più forte, sempre meglio. È come dire adesso, ti sei comprato la macchina automatica, la vera guida è col cambio manuale.
Allora perché tu dovresti allora comprare il telefono con la cornetta, perché l'iPhone ha la macchinetta fotografica, fa le mail, manda tutto, dovresti rinunciare anche a quella di tecnologia, perché il telefono vero è un altro. E invece io ti dico, una macchina col cambio automatico per me va meglio, cioè col cambio sequenziale secondo me è meglio del cambio manuale, e una moto con i controlli che ci sono adesso va più forte, è più sicura, e non c'è qualcosa in realtà di peggio. Quindi per me, cioè, facendo il pilota tu sviluppi tantissima elettronica e ci devi star sopra, e devi, è il funzionamento della moto, perché poi uno pensa che sia qualcosa di sbagliato, in realtà è il funzionamento della moto che l'elettronica ti gestisce, quindi tutte le fasi dell'apertura a gas, e questo quindi permette di fare le cose più veloce, meglio, più facilmente, quindi perché cioè, è uno sviluppo continuo che spero che vada sempre più avanti per facilitare e rendere più piacevole la guida. Danilo, io mi ero segnato una domanda: qual è la volta che hai avuto più paura in moto? Però già con il racconto di andare a 150 nella nebbia seguendo una lucina mi pare che... Sì, dopo c'hai paura, però poi c'è anche il coraggio. Io paura, sinceramente, io ce l'ho ogni volta che salgo in moto. Cioè io ogni volta che soprattutto vado in gara o in prova, non quando vado a girare con gli amici con la moto da cross, lì non c'ho, o magari sì, preoccupazione, però quando vai comunque in una pista con 20 piloti a 300 insieme, anche se sono prove, comunque c'è quella tensione, io non mi vergogno a dire che ho paura. Dopo, quando dal momento che parti e sali in moto, sparisce. Però ogni volta che cadi, che comunque è come se per un attimo, cioè quando cadi che scivoli, mi ha dato sempre l'idea, è come se per 3 secondi, 4 secondi ti mettessero in lavatrice. Perché per 3-4 secondi giri, 3-4 secondi infiniti che sembrano mezz'ora, però il fatto è come se tipo, ecco, adesso tutti loro decidono di menarci, a noi due, nel senso che cominci a prendere le botte dappertutto e non sai dove vai a finire, non sai dove sta la moto, quindi c'è un po' paura soprattutto di dove stai andando, di quello che... di dove va a finire te e dove sta la moto rispetto a te. E sì, lì ogni volta che cade ho paura. Però insomma, dopo mi sono fatto male, spesso, non tantissimo, però sì, ce l'ho paura spesso. Danilo, tu hai vinto il MotoGP, vinto la Dakar, abbiamo detto, non diciamo nulla perché era un Superbike, ma diciamo che l'anno scorso hai fatto un grandissimo campionato, un record per il pilota. Hai pensato anche alla MotoGP? No, mi piacerebbe provarla perché non ho mai provato, come ho detto, una moto elettrica in pista, e da quando soprattutto quest'anno hanno fatto la Ducati, ha fatto la moto, hanno migliorato moltissimo, quindi secondo me c'è un margine di crescita incredibile e mi piacerebbe provarla, però adesso voglio vincere il Superbike, quindi sono ritornato dall'America apposta e quest'anno non ce l'ho fatta e quindi ho detto ci devo provare un altro anno. Almeno vincere una gara, perché sennò ci sono tanti, ci sono credo 13 piloti che sono riusciti a vincere una gara in Superbike o nel MotoGP, più essere uno di quelli, perché poi io dopo ce n'è solo uno che ha vinto la gara da gara, che sono io, quindi mi darebbe un certo gusto, almeno questo come soddisfazione nella vita. Non mi danno nessun premio, però personalmente, perché vinci in MotoGP, poi la Dakar, poi in Superbike, è una bella strada, sono belle montagne russe. Danilo, grazie mille, ti lascio. Allora.